Buongiorno carissimi fratelli e sorelle, il cammino intrapreso 4 domeniche fa giungerà fra un po' al termine. Entreremo nella settimana santa la domenica prossima. Oggi si chiede a Gesù di schierarsi a favore di Dio o dell'uomo. Se Gesù si schiera a favore della donna adultera, va contro la legge di Mosè. Se invece dà via libera alla lapidazione, smentisce quanto ha detto a tutti sulla misericordia di Dio attraverso le parabole, i suoi insegnamenti e gesti. Questa volta Gesù è in trappola. Gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in flagrante adulterio. La posero in mezzo, dice il Vangelo. Quella donna ha sbagliato, certo, ma la sua uccisione per lapidazione sarebbe ben più grave del peccato che vogliono punire. Tuttavia, secondo la legge, l'adulterio era un peccato che doveva essere punito con la morte per lapidazione. Cioè, la persona veniva presa fino a morire. Però questa legge a cui si riferiscono dice letteralmente questo: se uno commette adulterio con una donna sposata, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte. La Bibbia non ti dice se quella donna era sposata o no. E poiché una persona non può commettere adulterio da sola, dov'è quindi l'uomo con chi era la povera donna? È lasciato libero nella natura. Ancora là, una legge sempre sbagliata e parziale, che condanna solo la donna, lasciando fuori l'uomo. Ma dove sta quest'uomo? Una persona non può commettere adulterio da sola. Ma dove sta quest'uomo? È lasciato. E la donna condannata. L'uomo è lasciato fuori. Infatti, davanti alla donna peccatrice, Gesù rivela un nuovo cuore della legge e propone al popolo una crescita, un passaggio evolutivo. Dio chiede di separare il peccato dal peccatore, perché il peccatore non è il suo peccato. Noi facciamo spesso confusione. Noi vogliamo mescolare la persona nel suo peccato, ma la persona non è il suo peccato. Il peccato è peccato, la persona è la persona. Bisogna salvare questa persona aiutandola a lasciare il peccato. Ma noi condanniamo come se la persona fosse il suo peccato. Dio chiede giustizia e non la condanna. Chiede conversione del cuore e non banalizzazione del peccato, e lo chiede a tutti, perché davanti alla sua santità tutti siamo peccatori. Gesù si chinò dopo e si mise a scrivere col dito per terra, scrivendo così la nuova legge d'amore misericordioso e mostrandoci la strada d'umiltà. Invita tutti a chinarsi, a tacere, ad entrare ciascuno nel proprio cuore per individuare il peccato che ti sta e schiacciarlo. Invece di puntare il dito sempre sugli altri, puntiamo il dito su noi stessi per guardare il peccato che ti sta e cacciarlo, esorcizzare quel peccato che si nasconde dentro di noi. E poi Gesù si rialza e sfida gli accusatori della donna con una frase provocatoria: chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. E torna nel suo silenzio, nel silenzio di Dio che fa parlare la coscienza umana. Quegli uomini dal cuore impuro e della crudeltà scritta nel sangue, uno per uno se ne andarono tutti, cominciando dai più anziani. Perché dai più anziani? E non lo so, ognuno sa la risposta. Comunque, cominciando dai più anziani, se ne andarono tutti, lasciando lì davanti a Gesù la povera donna accusata. Allora Gesù si alzò ad altezza del cuore della donna per esserle più vicino e le disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Queste poche parole bastano per aprire e segnare il cammino di vita nuova. La donna può finalmente alzare il capo. Punta per lei una novità di vita, come una seconda chance di cui
cui tutti noi abbiamo bisogno, ma anche fino alla terza o alla settima chance, diamola agli altri invece di condannarli. Così ti trovi anche tu ogni volta che con umiltà ti pieghi davanti al Signore e riconosci la tua miseria, i tuoi limiti e la tua incoerenza, i tuoi peccati. Lui Gesù ti ama e con il suo amore ti trasforma, fa di te una creatura nuova. Il passato è ormai dietro le tue spalle, tale è l'esperienza fatta anche dal popolo di Israele in esilio, sperando la liberazione dalla schiavitù d'Egitto e il ritorno in patria a Gerusalemme. Dio è guida e salvezza del suo popolo. Colui che fa nuove tutte le realtà, dice il profeta Isaia, per guadagnare Cristo e a motivo di lui, come dice San Paolo, il tuo passato di uomo o donne peccatore è ormai lasciato dietro di te come perdita e spazzatura, facendoti conforme alla sua morte, alla morte di Cristo. Ecco lo scopo. Lasciati dunque conquistare da Cristo, corri verso la tua meta, al premio che Dio ti chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Andiamo avanti, lasciamo perdere tutto ciò che ti tira indietro. Oggigiorno siamo tutti trascinati come la povera donna, l'umanità dal peccato, la chiesa dal mondo, la società dalle bugie, la famiglia dalle separazioni e il divorzio, i genitori dai propri figli. Siamo tutti accusati e trascinati. Fino a ieri andavamo piangendo perché avevamo posto affidamento sulla nostra presunzione ormai sconfitta. Adesso torniamo a Dio Padre con gioia, accompagnati da Gesù nello Spirito Santo, felicissimi di portare i suoi covoni di amore, di misericordia e di tenerezza. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ribadisce il salmista. Tutto per amore, solo per amore. L'amore e il perdono cambiano la vita. Invece di portare i sassi per lapidare gli altri, portiamo questi sassi per costruire la vita nell'amore sincero. Invece di portare i sassi per schiacciare, fare male, uccidere gli altri, portiamo, se servono, portiamo questi sassi per costruire l'umanità distrutta dal nostro peccato, dall'egoismo e l'individualismo. Pregate per me come io prego per voi, carissimi fratelli e sorelle. Vi auguro una buona domenica. Dio vi benedica e buon cammino verso Pasqua.